San Pio da Pietralcina, amate la Madonna e fatela amare, recitate sempre il rosario. Si definisse un povero frate che prega, Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, che afferma: la preghiera è la migliore arma che abbiamo, una chiave per aprire il cuore di Dio. Nato a Pietralcina, Benevento, il 25 maggio 1887, i suoi genitori, Grazio e Maria Giuseppa, sono poveri contadini, molto devoti. In famiglia il rosario si prega ogni sera, in casa tutti insieme, in un clima di grande e filiale fiducia in Dio e nella Madonna. A 16 anni Francesco entra nel noviziato dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini a Morcone e sceglie di chiamarsi Fra Pio. È sacerdote da 6 anni quando nel 1916 i superiori pensano di trasferirlo a San Giovanni Rotondo sul Gargano. Qui, nel convento di Santa Maria delle Grazie, ha inizio per lui una straordinaria avventura di traumaturgo e apostolo del confessionale. Un numero incalcolabile di uomini e donne da ogni parte d'Italia comincia ad accorrere al suo confessionale, dove egli trascorre anche 14-16 ore al giorno. È il suo ministero che attinge la propria forza dalla preghiera e dall'altare e che Padre Pio realizza non senza grandi sofferenze fisiche e morali. Il 20 settembre 1918, infatti, il cappuccino riceve le stigmate della passione di Cristo, che resteranno aperte, dolorose e sanguinanti per ben 50 anni. La sua celletta, al numero 5, porta appeso alla porta un cartello con una celebre frase di San Bernardo: «Maria è tutta la ragione della mia speranza». Maria è infatti il segreto della grandezza di Padre Pio. Vorrei avere una voce così forte per invitare i peccatori di tutto il mondo ad amare la Madonna, diceva, ed esortava sempre i suoi figli spirituali a pregare il rosario e a imitare la Madonna nelle sue virtù quotidiane, quali l'umiltà, la pazienza, il silenzio, la purezza, la carità. Lui stesso aveva sempre la corona del rosario in mano. Lo recitava incessantemente per intero, soprattutto nelle ore notturne. Alla Vergine, nel maggio 1956, dedica la casa Sollievo della Sofferenza, una delle strutture sanitarie oggi più qualificate a livello nazionale e internazionale, e quando gli chiedono se esiste una scorciatoia per il paradiso, risponde: sì, è la Madonna. Padre Pio muore nella notte del 23 settembre 1968, all'età di 81 anni, e il suo testamento spirituale è: amate la Madonna e fatela amare, recitate sempre il rosario. A lode di Dio.